Ciuma canna de Restebe Sei l'ottava meraviglia de Roma mia Se un pittore te volesse pitturare Non saprebbe da che parte Tre stelle, che miracolo che ha fatto mamma tua, ha creato un ombro sur tra l'armonia, ciumachella di Roma mia. Ma tu chi sei? Non mi pare nemmanco una così
E grazie, io c'ho un principe che mi mantiene. Qui ci vengo solo per sfizio. E lui? Ecco, te ce lo vuoi cacciare con me sto sfizio? Che sfacciato. Su via sfacciato, la sua marchesa, un giovane scherzoso. E poi a quell'impunito mi pare che gli è andata pure bene, perché c'è vero che c'è tale grazie l'aiuta, ma... Poverella ha rischiato pure di morire. Ah, Mastro Ti, e tutti dovemmo morire. Ma come si dice, la morte è bella? Perché non risparmia né gente ricca, né gente poverella? Ma giro a giro parlano sempre lì poverelli, però, E perché siete dei più? Perché siete più? Che colpa nostra. E poi, per quel giovane sarebbe stato un libro buono. Uno sbaglio. E che quella sera quel giovane stava a letto con me. Con voi? Ma come con voi? Tanto sempre dall'anima mia, io che non gli ho voluto credere. Ma signora Marchese, ma io me. Ma signora Marchese, io me capace, se dove lo vuoi? Ma te pare, Mastro Di, che una marchesa come me andava a dire in giro che era stato con un giovane plebeo? Che scandalo sarebbe stato, ripeta! No, io ho detto solo a Sor Principe che ti è venuto assai libertino, vero caro? Lo so, ti sei levato un caprimetto, che avevi da fare? Se moriva di noia, ma non so, fosse stato uno del ceto mio, allora sì, ma costò pulino! È come se avesse fatto un'opera del beneficenza. Si chiama beneficenza. Ma mori avevo confusi. E per sapere com'è andata è meglio raccontare tutto dal principio. E non ve pare? E se permettete, Mastro Di, accomincio io. Se accomincio lei, no, che stavo a fare? Beneficenza. Correva l'anno 1830 del breve pontificato di Pio XI. Ci troviamo in una delle tante piazzette romane, non ci sta l'osteria di Mastro Tinta. La storia comincia proprio da qui, dove un gruppo dei popolani gioca a morra con pare circospetto, perché tale gioco era proibito dallo Stato Pontificio e chi veniva scoperto a giocarvece, cioè, poteva pagare con la morte. Subito, a coso, mi sa che le tocca aspettare.
eredità. Tanto dovrai. Ruga, 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 ruga,
tutti i garzoni. Luca Gino, la bellina, tutto bene, ne mangiamo. Luca, Luca, Luca Gino, Luca, posso essere Luca. Soffrate Bastiano, dei bene fratelli, assieme a frate Appetto mio assistente, e a voi che invece deve caccia un dente. Frate Appetto, è pronta la tenaglia? Ascario, te piace un accidente a te e a st'altra canaglia. Alla guaglia, pomino, mi prendi in raglia, chi sta sotto non si sbaglia, e a chi tocca non si caglia. Alla guaglia, pomino, mi prendi in raglia, chi sta sotto non si sbaglia, e a chi tocca non si caglia. Ma
lanciare sero, dico, ma possibile che l'età tua ancora non c'hai la testa sulle spalle? Già, a voi quelli che non c'hanno la testa sulle spalle non ve danno soddisfazione, non gliela potete staccare! Ma voglio scherzare, e allora che direste di fare un par di risate insieme? E che ci raccontavo? E che ci raccontavo? Lui che ti ha mai fatto la testa insieme? Aio! E piantalo, che ancora non ti ho manco toccato! Aio! Ma cosa, ma sai che devi andare a tempo? Ancora devo strigli e già strilli. No, dicevo, io a Massa di a momenti mi scordavo. C'è vostra moglie che vi sta aspettando all'osteria. Mi moglie? Ma se non me ne detto Mo sentivo che oggi mi succedeva una cosa, mannaggia la fumazza. Mi moglie, scusatemi. A Lucrezia! Quando stai in cucina! Ah, vedi come ci ha creduto! Sono 10 anni e ancora l'aspetta! Bello scherzo del cavolo! Bello scherzo del cavolo! Stava a striglie! Anzi, dammi rallentata! Sì, addio cuore, anzi, aspettaci qua! Non te muovermi, no? Stasera non me vate muovermi! No, raga, buonanotte, non addio! Buonanotte, se vedemo, Basta, Gnecco! Lassami, ti ho detto di lassarmi! E questa è Rosetta, che litiga col marito, tutta acqua per l'orto mio! Non me lo fa ripetere più, state fermo con le mani! E piantala di strillare! Siamo appena arrivati e già ci facciamo conoscere da tutto il vicinato. E io invece mi voglio far sentire. Da tutti, da tutti! E ora che la piatti con sta commedia? È il marito, è il marito! Fa un altro passo, sa! Ma pure da morto gli va ancora bene per maledetto Giacobino! Non lo nomina! Che non sei degno manco di nominarlo, brutto spione! Sì, l'ho fatto ammazzare io, sto farmacista liberale, che se l'ha permesso ad alzare oggi sulla donna mia. Ma l'ho fatto per te, capisci? Per te! Non t'accostare, Patricia! Ah. E vada, che si nulla pianti, un giorno o l'altro io me ne vado! Ma dove vai? Guarda che io te ne vengo a ricercare pure il braccio a tu mai! Ah, sì? E allora, quando è così, gode questo bel matrimonio! Se vedi che ti piace questa vicina alla moglie, che manco si fa toccare! E mo' basta, perché c'ho sonno! Fiore d'aceto! Chissà com'è contento quel marito che crede di star Roma e sta cornetto, fiore d'aceto. Dunque, che ce l'hai con me? E che ci avete la coda e paia? State attento, ragazzo, Fior de limone! Eccolo! Questo te lo manda mia moglie. E che non si può più scherzare, come siete pervaloso. No, non si può scherzare. Ma che ne vuoi sapere tu? Che ne vuoi sapere tu? Che bordiano lo vince la donna dentro casa, ricordasci tu? Grazie, mi siete messo a fare il boia. Ricominciamo con sta storia solita. Ma quando te lo vuoi mettere dentro un cervello con quello del boia è una missione? Perché ammazzavano con il nome della giustizia, ragazzino, non è come a scannare uno dentro un'osteria quando si sta bevuti. No. È una cosa diversa. E tu ammazzi uno che non ti ha fatto niente. Te lo fai pure con un certo calmo, una certa educazione, permette, prego, un po' la terza. E gli è staccato e sta, capito? Hai capito il concetto? Ma almeno dico, c'è cioè, sbaioccate bene? Sbaioccate. Procapite! Procapite! Sarei battito! Sarei battito! Scemo io che mi metto a parlare straniero con un ignorante come te! Procapite in lingua latina! O greca, boh, non mi ricordo! Però vuol dire tanto a cagotti! Ma che ci fa un uomo con i quattrini? Che ci fa un uomo con i quattrini se non c'è una donna che te li spenga?
Io dal giorno che mi voglio ballassato solo col pupo. Ma quale pupo? Quello col nasone! Quello col nasone! Brutto con l'odore, che vuol dire? Ma che il colpa sua, poverino, è nato dei profili, è pensa che si è costruita pure una ghigliottinetta per tagliare. Pure lui! Sì, per tagliare carote. Comunque, io non voglio che vi su questa passione. E no, si ritrova sempre solo, senza la donna dentro casa. E sapesse quanto è triste, sapesse quanto è triste. È bello avere una donna dentro casa, una rondine indifesa che hai preso sotto al tetto. Magari fa la cresta sulla spesa, ma poi ti dà un bacetto. Il bacio coniugale è sempre un'antica meravigliosa. Una donna dentro casa è un'altra cosa. Il bucaletto accanto a due bicchieri e fasse insieme l'ultimo goccetto che scaccia i pensieri, perché se bevi solo è come se bevessi acqua gelosa. Una donna dentro casa è un'altra cosa. È bello avere una donna dentro il letto e quando che si muove ti dà un calore umano. E sì, per caso poi la notte piove, svegli piano piano, per dire sta piovendo e lei te si rannicchia freddolosa. Una donna dentro casa è un'altra cosa. Un gran bel bocconcino. Son libero, zitello, indipendente e non sciò da fa niente. Ma guarda che bellezza, non c'ho niente da fa. Orcascia la miseria, nientissimo da fa. E rompo gli stivali a tutta quanta la città. Perché non c'ho niente da fa. Tanti, 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 tan
proprio come un papa, anzi meglio santità, perché lei gira gira qualche volta da sgobbo, io viceversa sgobbo solamente se me va, perché non c'è niente da fare. Ma fammi lavorare meno che posso. Non posso perdere tempo, non c'ho niente da fa. Levate, vede, mezzo, fate largo a sua maestà. Arriva un cantino che c'ha voglia di lugar, perché non c'è niente da fare. Lugantina, lugantini, che vai cercando se può sapere. Lugantini, lugantina, se sbaglia il corpo che te la fa. E allora portamela bene. Porto.
Boato è morto, Ito? E mo? E mo che faccio io? Torni al paese tuo! Agine? E invece non è? Tu ce lo sai che non ci voglio dare tornare al paese mio? Con tanto dei carrozze e dei cavalli, per farli schiacciare tutti di rabbia quelli zoologici delle paesane mia. Se non era perché volevo diventare signora, me sai a dire perché mi sono fatto convincere da te di andare a vivere per 3 anni con chi lo vuoi solemme te lo conti per l'armino? E lì intanto mangiavi. E tu pure mangiavi. E bevevi. E tu pure bevevi. E dormivi. E tu pure dormivi, ma solo. Mica che dormivi col vecchiaccio tu. E che ce lo vuoi dormire io? 68 anni teneva! Ci è voluto proprio tutto lo coraggio tu! Il coraggio mio è tuo! Io strillo, sa! E lo dico a tutti di che stoppa sei fatto! Lo dico a tutti! Hai provato proprio la bagnata per la leggiatura tua! Buona, cioè, buona! E dai, In fondo per 3 anni t'ho fatto campare bene! Mo su 2 piedi dove lo trovo un altro frescone? Buongiorno, Luca, salve, San Padrone! Mettete a piagne! Mi faccio specie di voi! Che sono gesti da fare alla ragazza? Ma quali gesti? Non te capisco! Permettete! È l'unica di sì, buonasera! Non piange, bocca bella, non piange! Fingesti, fatelo chi ne pare! Ma lasciate perdere mia sorella! Ma perché mo tu c'è una sorella? E che non si vede? E non si vede, scusa! È una creatura delicata! È uscita adesso dal collegio! Mi dovete chiedere scusa! Ma certo che io non so che dire, ma mi pare che io di fronte a una ragazza come mamma mi metta a fare! E allora invece! Scusate, ti ho chiesto scusa! E mo di una cosa! È una cosa qualunque! Terra le coppe! Terra le coppe! Fiore del mazzo, quello che quando esce lui si scangella l'ombra dal muro prozzoloso e appare il sole sulla porta di casa. Siete voi? Io? Ma dove deve venire il sole, dove è uscita questa qua? Argentì, fai la corona reale in testa, perché deve un po' di profilo. Blu! Per tutta la sua possonza e il suo fulgore! Alzate, Mastro Di! Alzate, Mastro Di! Ah, vuoi giocare? Vesine! Ma adesso paura, mia sorella! Scherrate coppe! Errate coppe! E pensavo stata una combinazione, che ne so? E mi schiacciate voi, allora! Ma che mi schiacciate? Errate coppe! Certo che io non so che di, ma... Siamo da Vincella o ad uno che ti voleva sapere un concetto? Mi è arrivato adesso un barile. Capito, ma c'è il fatto che il re le coppe, cioè Mastro Titta, ci sta a offrire il pranzo! Famoso! Tutto un concetto! Ma come si dice? Sembra da Vincella che dice un pranzetto alla buona! Con permesso! Il re le coppe va in cucina! Vado in cucina, per provare il pranzetto. Ciao. Hai visto che bel giovanottone? Tanto bello non mi pare. Giovanottoni ne manco, ma insomma, se c'ho gli sordi, mo. Lo dico, c'ha l'osteria. Ah, e nient'altro? Beh, sì, c'ho pure un lavoretto per conto dello Stato. E che tipo di lavoretto? Pro capite, lingua latino, greca. Ma non mi ricordo, ma dov'è mannassa? Bravo! E dai, chi c'è Mastro Di?
sì che paini ce credono Marcantoni, e invece sono stramicioni che manco di pellegrini. Fior d'erba fina, un argentiere va portato a Roma e poi va messo dentro una vetrina. Fior d'arbicocca, però su sta vetrina c'è la scritta che dice che se vuoi mamma vostra, levatele me davanti, non fate le finte tonti, scansatele tutti quanti. Fiore da bene, in paradiso senza scale a nave, ruzzate un po' con l'angeli e scendete. Fiore d'inverno, io vado in paradiso e poi ritorno, ma tu che aspetti a andartene all'inferno. Ambedisi che pazienza e quanta perseveranza, si gratterebbe le corna! Evviva la leggiadria! Bella opinione ci avete di me! Ce l'avrei più brutta se non gliele metteste! Ma cos'è? Ve la sentireste voler mancare rispetto a vostro marito, diciamo con il mio intervento? E come? E come ne pare a voi? Dove ne pare a voi? A Campovaccino! A Monte Testaccio, magari pure dentro un portone, a Rosè, e fammi una botte via. E perché non famo a casa da me? A casa vostra? Ci sta più comodi. Ma se può? E chi ce lo proibisce? E allora andiamo, ma sei sicura che se può? Se può, se può. Ma ti dispiace di aspettarmi un momento? A comodo tuo! Torno subito, eh! Fiore da cedro! Me viene di assai a pensar marito! Che mo so io che lo buono accorrevo! Fiore da cedro! Te volevo presentare un giovanotto che mi si è messo appresso.
sembra che c'ha intenzioni serie. Molto piacere! Lascia accessori. Sì. Ma no, vieni qua. Allora, secondo te, Rosetta com'è? È buona, eh? Non capisco la domanda! E invece famo cesta! Sento la papà alla domini, mi devi rispondere a schifo! Ciao! Tu con Rosetta... te ce la deve essere! Io? No signore! Io vostra moglie gli porto il massimo rispetto! E questo c'è tutto! Se vedi che sei un giovanotto di gara! Grazie! Però... un cavicello, se ci operessi. Dove? Io, no signore, ma vi pare che una donna come Rosetta, che c'ha un uomo grande, grosso e riverito come voi, se la confonde con uno come me. E ditemi se sa un uomo io! È tutto a parere! I capelli sono belli gaiti! Ma falla finita di fare la commedia! E poi, come si dice, tra moglie e marito non c'è voi lo mette il dito! E invece per che ce ne è? Che? Il dito! E mo te ne non può uno! Non strilla, non strilla! Che senti moglie, te ne rompo che dieci. Famo che te rompo questo, che fa più male. No, no, perdito, no. Non strillare. Allora te rompo l'indice. Aio! Ma che strilli? E me fa male. Ma se non tu manco toccare. E me fa male da prima. No, non so niente, per carità. E muore. E fanno finita di fare la commedia. E se ti trovo di nuovo a girare attorno a mia moglie, stavolta t'ammazza, hai capito? T'ammazza! Hai perdito! Hai... sapessi quello che gli ha detto! L'ho ridotto un pizzico, vanno a consolare! Avevi proprio ragione. Una donna come me non si può confondere con uno come te. Allora hai sentito tutto. Hai visto che m'ha fatto! Non ne voglio offendere così. A una che non conosci, non gli puoi di subito la botte via. Ma fammi te levare di mezzo che se no mi sa che mo t'ammazzo. Pure te! E allora siete una famiglia d'assassini! Assassini! Aio, perdito, aio, e mi dispiace tanto che ve l'annate per la piccola Rosetta, perché siete proprio una gran bella faccioccona. Sentilo, sentilo come sentivo un cimentone. Ve ne approfittate perché siete un bell'uomo. Bello andavo, tutto più gradevole, ma bello. E perché sentivo un po' che mi manca. E che mi manca? Non mi manca niente, anzi guardatemi, c'è pure un po' d'abbondanza. Sono ricco da tutti i punti cardinali. E che porti? Guardate da me allora. Sapete che mi dice una mia amica? A Euse, fatte monaca, che con quel bel di dietro che te li trovi, ti fanno subito madre e padella. E mia amica, siete pietrito? No, anche ho preso a capire che la sala di collegio doveva stare. E ma sta sì, peccate! E uno sta a parlare, poi forzi, 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 forzi! Forzi, Scusate, ma la mi chiama. Sono stati alcuni parenti miei che mi insegnarono a parlare più sì, quello papà e mamma, se ne hanno.
sentite male? Sono ispirate! Mastro Di? Ma è quello al nettero! Sì? Ha preso proprio qui sulla bocca dello stomaco! Perché vedete, in lingua pura non si dice al nettero! E come si dice? Agnetero! Agnetero! Lavorare in lingua, diciamolo, è il passato remoto del verbo andare. Andare! Io andieti, tu andassi, voi andassimo, coloro, agnietero, tutto più andorno, ecco. Pregate, Mastro Di, che istruito che siete! Certo che una povera ignorante come me, vicino a voi, diventerebbe proprio una gran signora. Col vostro permesso, Mastro Di, se Madame Gelle Eusebia vi aggredisce, io volentieri gli farebbe fare due tompi di tartarello. Il gentile si gentile, sai, ma non ti posso proprio rispondere sì, perché tengo già il cavaliere che mi ha invitato. Vabbè, in tal caso allora, forza ragazzi, famo tutti con dice e coro. Vada Paponzi! Come boia! Boia? Non boia! No! No! No!
gli sta bene a questo impunito? Ma che dite a me? E a chi se no? Che sa qualcun altro? Non mi pare. E perché mi cercavate? Perché vedi, agli principi paritelli, e lui gli piace di fare le cose alla San Fato. Se vuoi c'è, ma non ci piace ogni tanto a frequentare i zozzoni. Ah, vero, ma te non ti arrabbiare. Siamo venuti fin qua solo per invitarti a mangiare. A mangiare? Sì, a mangiare. Quindi, stai a sedere. Ti ho preparato un pranzetto con le mani via. Ma è un gatto! E no. È il gatto che mi hai buttato dentro casa l'altra notte sul cataletto del forno. È buono! È fatto con rosmarino! Non ti piace? E no! E non gli piace. Mi piace! Ma doveva mangiare lo stesso! Perché hai mancato del rispetto ai principi paritelli! Ma tu ce lo sai chi sono gli antenati miei? Certo che ce lo so! Ah, ce lo sa! E chi so? E se te canta ancora tuo padre, sarebbero i mortacci tuoi fino a tuo nonno! Parla, che discorreno! Se magna meglio! Magna! È buono? Com'è? È buono! Non è che ci sarebbero un po' di soggetti di contorno, no? Vaglia, i mortacci loro! Io sto qui, ne! E io sto qua, ne! Io se fossi in Dene non ci verrei qui, ne sa? Se no mi metto a strillare come la mazza! Ma proprio con non voglio avere la vita verde! Ma se te lo dissi subito che lavorava pro capite! In lingua latina, vuol dire che taglia le capocce! Se tu sei ignorante come la cucuta! Non cominciamo, sa? Io con non voglio, non ci voglio da sta! Ma perché? Non è cristiano come tutti gli altri! Non può avercene donna! L'avessi messo con un prete ancora! Ma è un boia! Ciccia! È ricco! È vedovo! C'ha le terre! E lo moffette! Fatta apposta per te! E poi ha detto che devo sposare! Oh, vai te! Rugandino dice che Mastro Ditta è proprio l'uomo che ci vuole. Dice pure che c'è un poco di terra al sole. E dice bene, sì, però. Sì, però, sempre boia è. Lo tengo proprio un brutto destino. Prima Rugandina vai nel vecchio più vecchio di me. E adesso muoia. Ma padre eterno, che c'è mai con me? Mi pare d'essere la sola Camilla, tutti me vogliono, nessuno mi sepilla. A me che c'ho l'istinto familiare e che mi piacerebbe un po' volare, insomma un po' di gioia, che me va a capità? Ma non voglia! Dice quello, sai com'è, te riempio tutto con me, tu brillanti che sono grossi come nocchie. Quando fossi la Madonna delle frattocchie, dice bene, sì però sempre boia è. Dice quello fa per te, come uomo vale tre, quello lì se con una donna si sbilancia, a quattro occhi ne può fa più di carne in Francia. Dice bene, sì però sempre boia è. Ora me corro pure il rischio che la domenica quando esco con la messa tutti fanno guarda buio con la boiessa. Madamigella Eusebia, ma che bella sorpresa! Allora che fate? Ce venite o non ce venite a Frascali con me?
Sì, va bene, sì, però. Sì, però! Sempre homo, Io me ne mangierebbe dei baci! Ma allora mi sa che sta a morire di pane? Ma che ci fai qua? So che stai andando dallo scultore a far la bella statuina e te stava ad aspettare! Aluce, vieni qua! Ma te ne voglio, Anna! E dai, che ce semo! Ma andò ce semo! E dai, abbiocca, te magari fammo una botta e via! Questa stato io una botta e via! E vada, sa, che stropiazzetti come sei! Se te faccio uno sgarro nella pelle, sai che scarica di ossa che viene giù! Ma va a morire, va! Giusto perché mi pigli così con le buone! Tanto andrai! Qua! Qua devi tornare! Ormai ci siamo quasi, non c'è niente da fare. La pera è già matura, proprio qui devi cascare. Sciorveni, vidi, vici della mascolinità. Con me c'è niente da fare. Per i giardini so il più meglio fiore. E ti rosetta sola ruba cori. Quel povero marito che pena ebbe fa. In testa c'è il prurito delle corna che c'avrà. E gnecco, paro gnecco, sarà becco a sazietà. Ah sì? Non c'è niente da fa. Dammela! Vieni qua! Dammela là! Ma salutamole così, buonasera! Dammela! Io ve la do, ma ad un palco! Un palco? Cioè? Che ne fate scegliere il dito la roba? E ma perché dovresti scegliere? Vedete, l'indice me l'avete già rotto! Mom, se me rompete pure il mignoletto, vengono fuori le parnacce vostre! Guardiacci tua, se te prendo te lo... Sì! Posso entrare, son pastrofitta! Sì! Scusate se vi disturbo, ma sono venuto per chiedere una cosa, diciamo, e volevo domandare per un uomo nella mia condizione a innamorarsi di una ragazza, che è peccato mortale? Dipende! Che niente, niente quella che ti sei portata a Frascati? E poi come ciò sapete, scusate la curiosità. All'occhio materno, urlo della chiesa, e tu gli scappa niente. E che ci hai fatto? Che ci ho fatto, non fuggi, non ci ho fatto niente, con quel trantante carrozza, se siamo seduti vicini, mi sono fatto coraggio, gli ho preso la mano nella mano. E non l'hai compromessa? E gli devi trovare una sistemazione! E te la devi portare a casa! Ma che stai andando alle tubere, dopo di te? Ma ciò sapete, il combinaggio è peccato mortale! E... Io? Chi è il prete? Tra noi altri due, dillo, chi è il prete? Siete voi, dopo di te. E allora quando è peccato lo stabilisco io? No, è che a San Bartolomeo il frate ha fatto tutta una filippica contro i concubini, ecco perché... Ma tu ti sei piccolato se a San Bartolomeo? E non mi incagliate, mi sono trovato nel passaggio, mica mi servo là. È che il frate di San Bartolomeo ha fatto tutta una filippica contro i concubini per questo. Ma sentite voi che se lo fa, vuol dire che mamma mia me la porta a casa sta ragazza. Bravo! E fratello? Ma voi sapete pure che c'è un fratello? All'occhio materno della chiesa! Non gli scappa niente! Ma st'occhio materno della chiesa? Quando è che gli danno una guardatina pure al fratello che non fa niente tutto il giorno? E tu trovi che è una sistemazione!
anni fa per me ci avevo pensato. Sapete, io c'ho un sacco di relazioni all'italiano, avevo trovato te fallo sistema, insomma, un posto fisso, carcere. Ma poi perché stavo a parlare del fratello? A me interessa la sorella. E qui te sbagli! È del fratello che te devi interessare! La sorella che è appresso! Tu dagli da mangiare! La sorella? Il fratello! Dagli da mangiare e da bere! Dagli pure qualche soldo se tu chiede! Anzi, daglielo pure se non te lo chiede! E poi dite che sta cosa è utile, dopo. Tu non te puoi immaginare quanto! Senza contare poi che ci sarebbe un'altra cosa! E che sta sorella non è contenta per niente che tu continui a passare un pale capocce! E altro che non è contenta, Don Puccio, quella ci sa ancora proprio, poverella. Ecco, vedo, ma vorrei proprio perdere sta ragazza. E manco il fratello! Ma dai con sto fratello! Io potrei smettere pure adesso, ma ho già tagliato 299 capocce, poi 300 per scattare il proprio pontificio, come si dice, ma per uno, insomma. E che è sto premio? Albitum. Ma Don Puccio, io avrei pensato di sciogliermi. Come dico a voi, proprio in via di confessione, diciamo, di scegliermi il matrimonio alla Sacra Rosa, così che sposa Eusebia, ecco. E ma allora che stai a pensare? Taglia, taglia, e intanto prepara il corredo. 12 di tutto. 12 lenzuola. 12 lenzuola. 12 para de fedre. 12 para de fedre. 12 para de calzoni. Perché questa ragazza porta pure i calzoni? E quelli morta il fratello, che ci stai a pensare? Ma anche sto a pensare se quasi quasi non mi conviene sposare mio fratello. Però se voi dite che se va qua, vuol dire che me ne vado via contento, anzi se mi date una bacchettata di d'urgenza mi fate felice. Con molto piacere! Anzi, sai che te dico? Ma che mi dici, Don Puccio? Che te la do plenaria! Ah. Ma già che volete sapere, Don Puccio, a San Bartolomeo ne danno più leggere, danno! Almeno si affacciasse si impunita! Feuce, che fortuna per te avercio un fratello come me! Prima di mo, non te potevo parlare! E anche c'è il segreto della Sacra Rosa! E che adesso sei segreto della Sacra Rosa? Quello che a buon bisogno annulla pure i matrimoni! E come si può annullare i matrimoni? Per defetto di forma! Arose, stavolta c'è sebo! C'è sposato! Va, io, Tene e Mastro Tittore! Corri, Osè, corri! Fate ordine a carrozza e cavalli! La carrozza, una carrozza grande, due cavalli grassi inguartati che prima di partire gli ho fatto mangiare la montagna di piada. E io dentro come una signora tutta imbrilloccata. Che vuoi vedere sta carrozza? Bloc, bloc, bloc e su per la salita che porta al paese mio. Poi imbocco la strada principale, bloc, bloc, bloc. E arrivo sulla piazza all'ora che ci stanno tutti. E qui dico ai cavalli, cavalli miei, vi ho fatto mangiare bene, avete digerito meglio? E mo inviorateme tutta sta piazza. Faccio un giro trionfale della piazza con questi due cavalli cacarelloni, bloc, bloc, bloc. Poi mi rivolto alla cittadinanza e dico, a Burini, quello che mi avete dato, ecco, ve lo rendo. E torno a Roma, bloc, bloc, bloc.
tutto, sa? Che vuoi? E ci volevo regalare sto lanternone per far pace. Quando mai abbiamo litigato? E vattene, va. E dai, lo sai, ero venuto per farti ridere. Oh, sapessi quanto mi va. Leggi un po' qua. Pio. Ah, leggi ben assai, sono dottore. E tu mi dici leggi, e che leggo? La poletta, ma chi è buona a legge? Allora te la leggo io, sta a sentire. Allora. Ah, abbiamo fatto la stessa scuola. Insomma, e dimmi marito. Don Fulgenzio, marito che c'è scritto, dice, cara moglie, abbada come ruzzichi, che se venga a sapere che c'è qualcuno che ti gira attorno, Pio. Pio! Hai visto che c'era un Pio? Sì, Pio, rivengo a Roma e vi sbudella tutte e due, capito? C'è sbudella! Ma che c'entri te? Mi sbudella a me a quell'altro, a uno che ci provasse. E che io non ci sto a provare! Ah, Ruganti, e non mi fa pigliare l'urto dei nervi? Forse non tengo età, e dai, e ridi! È stato fermo con le maracce! E dai, e lo sai! Andiamo a spasso, sì, andiamo a spasso come due innocenti. Magari andiamo a campo vaccino. E dammi retta. Voglio proprio vedere se sei capace a farmi ridere. Aspettami tu. Roma, ci siamo. Aiutami tu. Io non ti dico niente, Roma. Ma stasera c'ho bisogno di te. E te con noi, ste cose le combini bene. Roma non fa la stupida stasera. Dammi la mano a fai di desiderio. Scegli tutte le stelle. Yeah, I'm gonna lie on the desktop.
stupida stasera. Dammi la mano a faglie e dite sì. Scegli tutte le stelle più brillanti che puoi e un friccio di luna tutto per noi. Fai e senti che è quasi primavera. Roma regge nel moccolo stasera. Scusami! E vieni qua! Che vuoi? È
non sta ingrugnato? Sei tanto caruccio quando dici le sciabatte e ridi? Chi ha smorzato la lanterna? E che ne so, sarà stato il vento. E il vento a campo vaccino, l'illumini dell'omantica, me pare essere caragalla! Arrugati, ma quanto chiacchieri! Arrugati, accendi la lanterna, che ne siamo venuti a spubblicare! Scappa, Rosè! Che c'è? Scappa, te dico, scappa! Questo sta solo! Questo sta solo! Ci voleva far credere! Voi vi dovete la scommessa però! Se vedremo domenica a San Pasquale, ricorda dei 3 chilometri con i piedi al sacco! Così sarai contento! No, ma che pagliaccio! Non lo sanno perché sono contento! Sono contento! Magari quelli lì se stanno a divertire, me mirano in giro, me rideranno appresso, ma io sono contento, sì, sono contento lo stesso. Sono contento. Sono stato con Rosetta, lo posso raccontare a tutta la città, ma me devo star zitto perché gliel'ho promesso. Ma sono contento, sì, contento lo stesso. Io, Ruventino, che quando con la donna ci sono stato, l'ho sempre raccontato, particolareggiato. E se non ci sono state tante volte, me lo sono pure inventato, adesso ci sono stato veramente. Ma non posso di niente. Ma sono contento, sì, sono contento ugualmente. Però, c'è un rallimento, ma che me ne li dà di che è meglio fa niente. Mi gusta raccontarlo appena che è successo. Ma sono contento, sì, contento lo stesso! Sono contento, sono contento! Svizzeri del Papa con accento minervese, che paese! E c'è gente che in un'ora si diverte per un mese, che paese! C'è sta un Papa tutto arsillo che va in giro a più riprese, che paese! C'è un governo buono e caro che ci aiuta ben scese, che paese! E c'è qualche cardinale che di notte va in borghese, che paese! Qui se sentono di casa tanto il turco ben inglese, che paese! Chi cercò di fare il padrone in quel posto se la prese, perché siamo gente buona, brava, semplice e cortese, e te mandano a forte, mandano a forte 10.000 ore al mese. Thank you.
altro esagerare. Amastroni, sei un amico. Che c'è brucia, eh? E te capisco, e se andati di bianco l'unica sera che tutta Roma faceva l'amore. Perfino Mastro Titta stava a campo vaccino con Maricella. Amastroni, tornate, ve ne lo parla. E che volevo far vedere a tua sorella, ho avuto una mano. A mia sorella gliel'avete fatto già vedere la sera dei lanternoni, ho avuto una romano. La sorella, vicino a Mastro Titta gli ha fatto credere che Osetti è sua sorella. Ma non date le tali macchie. Ma è vero quello che dice sto pupazzetto qua? Cile, è vero! Mamma, e mi ripreso tanto, sapete? Perché voi magari potete pure non crederci, ma io davanti a voi ci tenevo a fa buona figura. Arrida! Sì, è vero! Attenta, tu state zitto! Mo te faccio una domanda sola, ma mi devi rispondere a bruciapello! Va bene! Questo mucchietto di roba qua. Chi scegli? E che me lo domandate a pane? Te lo domando io. Lui è forza le cose che mi voi non mi volete più. E se ti volessi ancora? Momento da
mi serve niente, t'ho detto! E che c'è dentro a quel cartoccio? Roba buona! Perfino il pecorino con la lacrima! Quello che è a mezzo di te lo rubo di sempre! Ma se non lo vuoi, lupo da pure agli gatti, sa? Giusto per risparmiarti il fastidio di portarlo indietro! Beh, ma che aspetti? Niente! Oh, niente, niente, te dovessi pensare! E invece di darlo ai gatti, io... Come non m'hai capito? Chi è? Chi è? O te ne andrai, no? Addio, Candy! Addio, core! Bussa! Bussa! Che ti spacco la coda! Bussa via, che sono le unghie pure io! Li fossino! Quanto graffiano! Ah, mi stai a spiare! Ma perché lo fai l'orgoglioso proprio con me? Magna! Su, Rubenti, non te ne voglia, magna! Non c'ho fame! Ma lo vuoi capire che non c'ho fame? Ma non vedi come ti sei ridotto! Oggi è l'ultima di carnevale, Rubenti, e tutta Roma si diverte! Pure Rosetta! Buona quella! Buona! Ci ho fatto il crocione sopra! Mo mi rivede quella! Invece mi sa che lei che pensa, sai? Te l'ha detto lei? No, ma c'ha sempre la faccia triste che manco i pellegrini che non sanno, sa? Fate vivo con lei, dammi retta! Io sono sicuro che ti stai ad aspettare, sai? Stammi a sentire, Rugandì! Ritorna a vivere! Ritorna a vivere, Rugandì! Ragazzacci! Questi sono i magnazio! Yeah.
ce vengo con te, perché fa piacere passare l'ultima del carnevale con la più bella di Roma. Io stanotte mi è sbuffato la più bella di Roma. Come sei simpatico, Rurandì. Ah, ti piace? Sì, mi piace. Mi piaci! E dillo più forte! Così e strilla! Mi piaci, Rurandì, mi piaci! Ma che te strilli? Ma che c'è? Mo, non ti diverti più! Ma sì che mi diverto, dammi la pipetta! Hai visto come mi diverto? Andiamo! E andiamo, andiamo, dai, andiamo! Mannaggia da Massimo! Perché?
perché ti voglio bene, Lucanzia, spero di salvarti. Ecco. Oh. È certo che mi salvo. Non voglio morire. Dai, Gesù, dai, io già c'ho sto popolo del gelatore, poi ci metti pure tu, mannaggia a te, mannaggia. E poi dici che sta Rosetta te va pure bene, ma pensate... Me frega assai di Rosetta! Sono io che mi voglio bene più di tutti! Correte! Andate! Ritrovatemi quella! Giusto perché non ti posso dire no, mannaggia a te, tanto con quello che ti aspetta! Mando vado, mannaggia a te, mannaggia! Guardatelo come corre! Ma quanto c'è niente qua! Rosetta! Mi hanno sempre impedito di vedete, ma mo ci sono riuscita e se voglio star vicino tutta la notte. Sono ridicola, eh? Mo so io che voglio far ridere te. Ma non mi importa, passa con te la bellezza mia. Mo la gente per strada se deve voltare solo per dire, guarda, quella era la donna del Lugantino. Così tu ce lo sai e ce lo saprai per sempre che non c'ho più figli per la testa. E te voglio chiedere scusa. Perché? Di tutto. E quella volta che ho dissi che non eri un uomo davanti alle ragazze. Mo, la gente si deve levare tutto il cappello davanti a te, davanti all'uomo mio. Tutta Roma lo deve sapere che abbiamo fatto l'amore. Mo io mi vanto di te. Te voglio bene. Te voglio bene pure io, Rosetta. Tu ad occhi mia oggi sei l'angelo del castello. Ma non me ne devo andare per te, se non mi portino via. Ma rimango qui tutta la notte, se me vuoi, dammi una voce. Chiamami Rugantì, chiamami, mi raccomando, chiamami Rugantì, te voglio bene. Te voglio bene. Non era vero niente! Sono allegro! C'ho voglia di scherzare! Ma si scemo! E queste cose scherzi! Mannaggia te, certo che chi muore punge la chiesa! Ma sono io che te devo ammazzare, lo capisci questo? Mannaggia la miseria, come faccio? Ma pure voi! Mi diventate il boia scarcacione! Mi avete tagliate tante le teste! Che? Mi impressionate per una di più! Ma che c'entra, lui? Che c'entra? Quella è tutta gente che non mi aveva fatto niente. Ma tu me ne hai fatte tante, me ne hai fatte. Da quando eri ragazzino, c'avevi 6 anni e già eri impulito, portacci tu. Ma tu ti ricordi che mi hai fatto la prima volta che mi sei capitato tra le piedi? A ciampichetta l'hai fatto. A ciampichetta. E camminava pure con la valigia a coccio, roba che se non c'avevo... Mi spaccava, quel giorno te l'avevi staccata la testa, Rugantì. E tanto me la staccate domani! Per la storia di Rosetta. E mi sorella! Riuscite ad essere adesso del collegio! E una creatura delicata! Costa scusa, ti sei mangiato e bevuto mezzo otterino, mannaggia a te, mannaggia. No. Io non te posso ammazzare, io me dimetto, Rugantì. Sì, me dimetto, che me frega a me. Me dimetto, io non ti posso ammazzare, Rugantì, non ti posso. Perché? Mi siete ammattito! La mia è la 300ª capoggia! Potete domandare annullamento alla Sacra Rota! E tu come ciò sa? Come lo sai? All'occhio materno della chiesa! Non gli scappa niente! Ma hai fatto pure questo, eri tu, no, io non te posso ammazzare, non te posso ammazzare, non te posso ammazzare. No, non me la potete fare, sta carognata, fiate cristiano, tagliatemela voi la testa, sì, ci avete la mano leggera, insomma, e poi... Per ricompensarvi, mi venga a trovare in sogno. Pure in sogno? Sì, così vincete gli sordi e fate campare bene, mia sorella. Non
come parlate di sorella. E Eusebia per me è come una sorella vera. A proposito, domani non ce la fate, venite. Quando non sta capoggiata. Non ce la faccio. Mi raccomando, Mastro Di, tutta Roma, tutta Roma se deve venire a cacciare il cappello davanti a sto frugno mio. Sino chi mora fa? Mettete il caso che uno sia stato un buon a nulla, sì, uno bravo solo a chiacchierare. Oh, gli è capita l'occasione di passare per uno che gli fumano, pure se te costa la vita te conviene, uno diventa quello che avrebbe sempre voluto essere. Quando sei morto, Lucantino? Morto un Lucantino se ne fa un altro! 10, 100, 1000! I romani sono tutti Lucantini! Sarà come dici te, Lucantino. La cosa è fatta l'anno. È arrivato il momento, Lucantino. Tu state tranquillo, dai, che tanto fa una botte anche Thank you.
va, sa, forse è una number one. Sempre comunque dopo. Scusa, però poi dobbiamo lavorare, non è che siamo una bambola d'uso. Per gli errori! Porto male. Siamo pronti a sbagliare. Sì, te lo scordo. Sì, c'è la concetta? Ciao Raffaele. Fiore da cielo, tu vengo un piccolo e la meglio se chiudevi con la bocca. No, vabbè, no, tu prima di dire sì a Cristo vorresti sapere dove lo posso fare. Si go, non faccio vedere. La porta, la puerta, la puerta.